partiti Dall'interno Biografi ma è più veloce Noriak, ancora più veloce però Magdalene Fox che si porta in vantaggio nei confronti dello stesso Noriak, poi una seconda linea formata da San Blas, Wailai, Biografi che sceglie di correre coperto, stessa cosa che fa Pramani, Kaed che cerca una schiena, Stone Skipping che invece prende la scia di Lingerin Luke più al centro della pista, 400 metri percorsi con Magdalene Fox in vantaggio nei confronti di Noriak al suo interno, più all'esterno c'è Lingering Look, poi in quarta posizione. C'è Wailai la cui schiena è presa da Kaed All'esterno c'è San Blas, Stone Skipping Biography che cerca lo spazio, Pramani già sostenuto Magdalen Fox ancora non è richiesto Stessa cosa Noriak, prova ad impegnarsi L'Ingerin look dal centro della pista Wailai che invece è non richiesto, che cerca corsie interne. Kaed, San Blas, Stone Skipping Questo è l'ampio ventaglione Ma quando mancano 300 metri dal palo Magdalen Fox preme sull'acceleratore Passa in vantaggio a 150 metri dal palo Deve respingere l'affondo di Wailai Quello di Biography che si è messo in mano. All'interno c'è anche Pramani Magdalen Fox contro Pramani nella fase finale di slancio. Pramani che la risolve nonostante il top weight. Quando Pramani si mette in marcia, è difficile da battere. Alessio Satta che ha giustiziato. Magdalen Fox a quota tot era di 10,46. Stiamo rivedendo sul maxi schermo. L'affondo interno di Pramani, che mette il collare a Magdalen Fox per il terzo Biography, quindi l'ordine di arrivo è 148. Alessio Satta in sella, come detto, il training e i colori sono di Massimo Scoccione, la quota al tot era di 10,48. Riapprezziamo di nuovo la frontale, l'ampio ventaglione che si era proposto con uh, vari partecipanti. Un pizzico di sfortuna per biografi che ha trovato lo spazio troppo tardi. Magdalene Fox, buono il tentativo sulla pista dritta di Roma, ma dall'interno, Pramani, quando si è messo in marcia, non ce n'è stato per nessuno.